Ciao Iago, grazie di aver deciso di fare questa diretta, questa live Twitch con noi. Tu sei uno scultore ormai famoso, noto, possiamo dircelo. Hai studiato in parte, una parte della tua vita hai studiato l'arte, poi ti sei spostato in America e hai deciso di rientrare a casa tua sostanzialmente a fare lo scultore. Ma sei riuscito a fare una cosa che principalmente secondo me è fighissima, se possiamo usare questo termine molto poco elegante, che è unire l'innovazione per raccontare un mestiere che è quasi scomparso, che è quello dello scultore. Cioè, insomma, qui siamo nel tuo studio e si vedono delle opere qua dietro che sono splendide. Com'è che è nata questa tua passione? Forse più che passione era un'esigenza, sai, che si è manifestata fin da bambino, quando avevo la necessità di potermi esprimere ad un livello alto, perché mi ero identificato un po' perché avevo ereditato certi punti di vista sulla questione arte, mi ero identificato con dei classici, che poi sono quelli che effettivamente noi utilizziamo come termini di paragone per vantarci all'estero della nostra italianità. Noi siamo Esatto. italiani nel Colosseo, nelle cose fatte da grandi, che però devono rimanere tali in quanto morti appartenenti a un passato, e non si possono più fare quelle cose perché non sono più contemporanee. Invece per me era inconcepibile. E allora, essendo quello un linguaggio, io posso continuare a cercare di prendere qualcosa da quel linguaggio e portarlo nella mia contemporaneità. E questo è quello che, diciamo, fino ad oggi ho fatto con grandissime, enormi difficoltà, che però, sai, quando fai il tuo percorso, alla fine sei libero e rischi di essere felice. Rischi di essere felice, hai detto niente, rischi anche di esportare la nostra cultura fuori dall'Italia, no? Si dice spesso, come dicevi tu, si parla di grandi artisti di anni trascorsi, sembra che oggi non ce ne possano più essere, mentre invece tu, insomma, hai 34 anni, sei la dimostrazione vivente che si può riuscire a fare un percorso di questo genere. Insomma, qui dietro abbiamo un'opera che è Sì, la splendida e vedi. A spettacolare solo a vedersi, che tra poco troverà collocazione Roma, a figura, Roma. sì, andrà a Roma beh, tu sei gentile a definirmi, come dire, artista. Io non ho mai avuto questo tipo di preoccupazione. La mia idea era quella di sentirmi realizzato. Cioè, alla fine io ho il tempo della mia vita. E l'unica cosa che veramente abbiamo e che veramente vale è il tempo. E come Certo. lo utilizziamo. E allora, fondamentalmente per me è necessario essere contento, felice, sentirmi soddisfatto di utilizzare questo tempo per fare le cose che veramente mi riguardano, che riguardano la mia interiorità, nel rispetto degli altri. E allora questa è la cosa che mi guida. E poi, stando in questo mondo, mi piace poter comunicare con gli altri, mi piace poterli fare sognare, e soprattutto se l'artista forse ha una funzione, è quella di aggiungere delle paroline sotto forma di immagini, suoni, suggestioni al grande vocabolario che poi caratterizza il nostro linguaggio come Certo. identità nazionale, come italiani, ma anche come genere umano in generale. E se oggi utilizziamo delle parole, per esempio, i sentimenti dentro quelle parole, chi ce le ha messi? Ce l'ha messi un poeta. Quindi noi siamo fatti di arte, e la nostra economia è tutto mosso da quello. Quando ho vissuto a New York, perché prima Sì. citavi, cioè Quanto sei mi stato a fa New per York? 2 anni, sono stato a 2 anni. New York per 2 anni, è stato un periodo molto importante. È paradossale per me pensare che la sola città di Manhattan ha quasi, come dire, l'intero turismo dell'Italia. Cioè, è inconcepibile. Allora, secondo me bisogna, ecco, l'investimento vero è quello, perché poi generi un indotto di cui noi abbiamo bisogno e abbiamo un valore che possiamo assolutamente utilizzare, dobbiamo utilizzare e continuare ad aggiungere. L'Italia continua ad essere un terreno fertile dove poter seminare. E chi è che crea quel seme? Certo, giovani in teoria. Tu hai studiato alle superiori arte, giusto? Però l'accademia l'hai iniziata e poi l'hai interrotta o... Sì, allora, dico sempre questo, la fortuna di non aver finito un percorso di studi è che sei costretto a studiare per tutta la vita, perché nessuno ti dice, Ma bene, hai anche quando l'hai fatto. finita in verità No, era invece la così. scuola vera inizia dopo, no? E allora, poi posso fare come battuta a qualcuno che dice, magari dovresti tornare a studiare, a fare, dico, a me non interessa, mi interessa scriverla la storia piuttosto che studiarla. Scherzo, questa è una battutaccia, però diciamo che poi il senso è quello che i nostri gesti aggiungono delle cose, no?
in un modo o nell'altro. Però sì, non ho finito il mio percorso di studio, l'ho interrotto perché da una parte non avevo possibilità economiche e dall'altra ero stato bloccato, come dire, nel mio percorso a causa di partecipazioni a mostre. Niente, quindi ho fatto la scelta di buttarmi nel mondo. Avevo la fortuna di avere una famiglia che nonostante le difficoltà ha assecondato i miei desideri e da lì mi sono semplicemente impegnato per, come dire, sentirmi realizzato facendo quello che amavo, con grandissimo rischio e sacrificio. Certo, io ti ho conosciuto proprio dai video che fai mentre fai le tue opere sostanzialmente. Com'è che ti è venuta l'idea di unire questi due lati, no? Quello in cui monti dei video mentre stai tirando fuori l'opera d'arte dalla pietra, dal marmo? Bisogna immaginare quando ho iniziato a farlo e che periodo storico era. Era il periodo in cui ci si affacciava alla dimensione del social network, che era una parola nuova, un mondo nuovo che non si capiva bene cos'era. Le persone lo frequentavano nella dimensione del tentare di rimorchiare qualcuno dall'altra parte del mondo e creare rapporti di questo tipo. E l'intuizione quale fu? Dato che non potevo immaginare di essere gestito da qualcuno, non mi piaceva quel tipo di modo di stare, no, nel mondo dell'arte, io volevo essere indipendente. Allora ho detto, perché non utilizzare questo strumento che ti permette di entrare nelle tasche delle persone con un click, non per prendere qualcosa ma per lasciare contenuti. E poi, vedendola dal punto di vista, come dire, di investitore, la puoi vedere a lungo termine, no? In un orizzonte temporale molto lungo, e dire, se oggi metto qualcosa, le persone che sono magari dei ragazzini e guardano quelle cose in quel momento cresceranno con te, e fra 11 anni, 20 anni saranno gli imprenditori del futuro, saranno coloro i quali potranno sostenerti, partecipare al tuo percorso. Certo. Così si crea affiliazione, non ci si inventa in un secondo, perché sennò come i funghi, no? Che spiegano e muoiono, ma come un albero che cresci piano piano e poi fai ossigeno per tutti. E questo perché tanti altri hanno annaffiato un poco per volta. Quindi quella è stata l'idea. Hai creato anche un contesto favorevole. Comunque, tornando secondo me in patria, nella tua Napoli sostanzialmente, qui sei riuscito anche ad avere un laboratorio come questo, che ne parlavamo prima, dubito che fosse possibile in America riuscire a lavorare in un posto incredibile come questo. Impossibile, perché secondo me New York e Napoli hanno, che poi diciamo mi sono adottato a Napoli perché sono ciociaro, realmente, ma di Frosinone, sì, nato a Frosinone, e quindi hanno questa relazione felice Napoli e New York, come se vivessero però due periodi storici diversi, chiaramente, mentre New York hanno lo stesso nome, sono due città che si affacciano su un golfo, no? Hanno questo sapore di mare, e quindi... Però New York era una New York favorevole all'artista che poteva seminare quando c'era Basquiat, Andy Warhol, che era un disastro, una New York disastrosa, certo, immondizia ovunque, incendi, e però lì c'erano degli spazi. Napoli oggi invece, nonostante abbia, come dire, un valore culturale, e non stiamo neanche a parlare, ancora ha questo margine di movimento, te lo dà questa possibilità. E quindi questo per me è fondamentale, perché l'artista ha bisogno di spazio per potersi esprimere, no? Direi sì. E dove la burocrazia non aiuta, se lo deve prendere a gomitate. Questo luogo è un luogo miracoloso che, se togli bellissimo, me per un secondo, sì, è comunque il posto più bello del mondo, immaginandoti anche un ristorante, un'altra cosa, no, il tuo ufficio sarebbe l'ufficio più bello del mondo. No? A confronto di questo studio decisamente non lo è. E quindi questo è un privilegio. È suggestivo e decisamente spettacolare. È anche suggestivo conoscere un artista, uno scultore così giovane, perché uno nell'immaginario, quantomeno, si immagina uno scultore, una persona... Sì, esatto, con la barba. E non un ragazzo sì così giovane che riesce ad interpretare così bene quello che prova. Io ho sempre sentito dire, ma insomma siamo quasi coetanei, per cui te lo sarei sentito dire anche tu spesso nella vita, che non è che quel sogno con l'arte ci si può mangiare. Eppure tu sei famosissimo. Ci si può mangiare, anzi ci si deve mangiare, ma la verità è questa, è che se noi diamo retta a quelli che sono, come dire, gli schemi che abbiamo ereditato, certo, gli schemi operativi che abbiamo ereditato, è chiaro che non ci sono margini di movimento. Invece
l'imprenditore contemporaneo, ma come così, in tutti i secoli, è colui il quale inventa nuovi metodi, nuovi modi, inventa il suo sistema. Certo. E così nell'arte tu puoi inventare il tuo sistema. Quindi io, come dire, suggerisco a chiunque sia creativo, perché il valore, l'unica cosa che conta è la creatività, e questo è un valore che abbiamo tutti, dall'operatore ecologico al medico, cioè, all'artista in generale, certo, sì. Ma quello è il valore, è la cosa che va esercitata per creare il tuo sistema. Quindi puoi mangiare d'arte, ma non solo, puoi far mangiare gli altri. Perché certo. Se tu crei un sistema nuovo e, che ne so, metti un'opera che è un simbolo in un luogo, quel simbolo attraverso magari il social crea un'attenzione, le persone che andranno a vederlo si fermeranno al bar e prenderanno il caffè, prenoteranno il bed and breakfast, dovranno parcheggiare la macchina, e questa non è economia. Certo che lo è. Bene, quindi bisogna avere una visione però per fare tutto fattiva, questo. Certo. E circondarsi di che cosa? Di persone migliori di noi. Solo così si fa. Questo business. È un ottimo suggerimento, circondarsi di persone migliori di noi, perché aiutano poi anche a lavorare meglio. Come si dice, se frequenti 4 deficienti, tu sarai il quinto. No. Giusto. Sì, effettivamente si presta molto, devo dire. Così. Sì. Invece posso chiederti una cosa, come ti vengono le ispirazioni per le tue opere? Qui ho visto che c'è un busto del Papa. Sì, proprio. Sì, una Venere, che non è propriamente la Venere che ci ricordiamo, che siamo abituati, diciamo, a ricordarci, oltre chiaramente a questa pietà che si trova alle nostre spalle. Com'è che ti vengono le ispirazioni? Non so, non ci ho mai pensato. Commissione, ti vengono così? Ma, allora, io vivo oggi, e quindi mi lascio, come dire, condizionare da tutto quello che succede sul momento. Questi sono dei valori e delle cose che mi accompagnano e che mi generano delle immagini. E poi il fatto di creare un'opera è sempre un gesto di traduzione, effettivamente. Tu tutta una serie di cose le traduci, le condensi in un'immagine, ok? La mia immagine è fatta di corpi, nella maggior parte dei casi, che comunque sia hanno una chiave di lettura che è ben precisa. Anche se tu non capisci il tema, comunque riconosci una mano. E per me già è un gol quello. Va bene. Tra 400 anni si sarà perso il significato di quell'opera, ma comunque uno riconosce una mano, e quindi va bene, avrà superato la prova del tempo. Il problema dell'ispirazione non ce l'ho, perché ispirazione di solito a volte, sai, è come dire, dove trovi il suggerimento? Ma io non mi lascio suggerire nulla da nessuno, io voglio trovare risposte dentro di me, e so che sono condizionato, anche da questo momento mi condizionerà, quindi magari mi smuoverà delle cose dentro. Mi farei una statua. Condizionerà il lavoro che ho fatto. Se non foste venuti oggi, avrei fatto un'altra cosa, e quindi sarebbe stato diverso il lavoro. Quindi avete partecipato in qualche modo. Quindi vado avanti pensando a questo. Posso dire che ogni opera influenza quella che verrà dopo, perché mentre lavoro in 12 mesi qualche domanda me la farò. Certo. E le risposte dove le trovo? Dentro di te. Sto solo 12 ore al giorno, e quindi di conseguenza questo è il meccanismo. Qual è la prima scultura che hai fatto? Se parli delle sculture in marmo, la prima scultura che ho fatto è stata un'immagine di un uomo barbuto, che era un sasso abbandonato, come poi tanti altri sassi che ho utilizzato durante il mio percorso, perché non ho facile, me li rubavo in un fiume. Quindi, mi riferivi prontamente. Esatto. Okay. E quindi quello. Poi una mano, in realtà, ho fatto una mano perché la mano era... avevo l'ambizione di fare delle cose, ecco, magari come questa che vedi qui dietro, ma ci ho messo tanti anni per arrivare a questo livello di libertà. Prima invece in una mano potevo dimostrare all'interlocutore che potenzialmente sarei stato in grado di fare tanto altro. Anche perché dico, un po' come il disegno, no? Quando è come una cosa molto. Se impari a disegnare una mano, riesci a disegnare. Quello era il senso. Tra la mia passione per l'arte. Vedi. E quanto ci hai messo a fare questa parte di scultura? Questo pezzo quasi finito. Sul marmo sono 10 mesi. Insomma. 10 mesi. Che riassumerai in un video di. In un video di 30 secondi. Ma guarda, è come un centometrista. Però rende bene l'idea. Un centometrista lavora per questo, certo. Si allena una vita per 9 secondi di 10, diciamo. Certo, 9 secondi, già record mondiale. E quindi per 10 secondi. Poi se ti impegni di più riesci a fare il record, e questo va bene. Però è un lavoro molto solitario. Quindi sono 9 mesi di estrema pazienza. Infatti alla fine quando guardo la mia opera dico, ma chi me l'ha fatto fare? Cioè nel senso, perché se ricordo tutte le fasi... Cioè dico, ma veramente ho fatto tutto questo, non lo so cosa mi muove. Veramente da quasi un anno sostanzialmente passare tra te e il marmo a lavorare. È un anno. Quante ore al giorno? Tutto il giorno, anche perché io non ho un cartellino, quindi certo. Di conseguenza, essendo dipendente di me stesso in qualche modo, lì tu non ci sono pause, non faccio vacanze, non ne ho mai fatte. Ma è una vacanza, effettivamente
l'artista vive più vite, proprio perché tutto quel tempo di cui parlavamo all'inizio è tutto tempo guadagnato, perché lo dedichi interamente alle tue cose. Certo. Che poi sono le cose degli altri. Ho visto sia sulla Venere che sul busto del Papa che c'è un'attenzione alla pelle che è notevole. Quanto ci hai messo a imparare a fare quel tipo di... Ma in realtà pochissimo. Perché è proprio perfetta. In realtà pochissimo, perché è una cosa che sapevo evidentemente fare. Cioè, il fatto di saper fare una cosa di quelle, perché non è che tecnicamente devi saperla fare, la tecnica ci puoi mettere anche una giornata a imparare. È il fatto di avere la consapevolezza della forma, no? La consapevolezza di quello che avviene qui sopra. Poi trasferirlo in un materiale è cosa, diciamo, anche banale. Però studio ce n'è prima di riuscire a raggiungere. È osservazione. Osservazione. Sì, che studio, ma è più che altro osservazione, cioè veramente avere il desiderio di entrare nelle cose, di vedere con occhi diversi, no? Per capire, certo. Per sviscerare. E quando poi interiorizzi questo linguaggio della forma, e allora diventa facile trasferirlo in ogni materiale. Certo. Così. Che sulla Venere l'hai osservato parecchi, signore. Infatti dico sempre, non mi chiedete come faccio a sapere. Perché per chi non l'avesse vista, non è proprio una Venere come quella che ci ricordiamo, giovane. Una Venere anziana. Anziana, sì. Sì, sì. Beh, è un tipo di bellezza che va celebrata. E allora per me era interessante poter raccontare anche quello. Cioè, non è che a un certo punto la bellezza finisce. Chi lo certo. dice? Lo cioè, racconti in maniera mi piaceva, certo. Mi piaceva l'idea di poter... Ho fornito un'immagine. Questo è quello che poi non è importante i motivi per cui, per come abbiamo un'immagine in più, è un valore, ok? E quindi chi riesce a goderne, bene, chi no, alla prossima. Certo. Così. Tu suggeriresti a un ragazzo giovane di lanciarsi nel lavoro che stai facendo tu, o quantomeno impegnarsi nel mondo dell'arte? Non dico di farlo scultore, perché poi è raro trovare qualcuno con questa passione. Io posso suggerire di dedicarsi alla propria creatività. Cioè, nel senso che un medico, per esempio, un ragazzo che studia medicina con la passione di ha il desiderio di vedersi proiettato in quella dimensione lavorativa, se è creativo, certo. Riuscirà nella professione a trovare soluzioni che altri non vedono. Perché questo è il valore della creatività, così in politica. Il politico creativo è quello che riesce ad esprimersi, ad emozionare, a convincere, a coinvolgere l'interlocutore in modo diverso. Nella creatività è il valore reale e la caratteristica umana che ci differenzia dagli altri, credo, nel modo in cui ci esprimiamo. E anche quella che a volte viene strumentalizzata in modo terribile, certo, no? Per cose sì. Che tristemente no, appartengono alla nostra memoria storica. Certo. Quindi è la creatività. Io posso suggerire di alimentare la propria creatività. Il modo in cui la creatività poi verrà assecondata e si emergerà, uh-huh. Allora quello sarà... una certo. Scoperta per tutti. Però per te il fatto di aver studiato arte ha contato limitatamente rispetto invece a quella che era la tua passione, no? Perché poi affrontiamo sempre un po' il tema con i ragazzi di quanto sia importante sì studiare, ma dall'altro lato più che altro seguire le proprie passioni e riuscire ad investire su se stessi senza il timore di dover inseguire necessariamente quella che è una via tracciata dagli adulti, che non sempre riescono a vedere nelle passioni dei figli o dei ragazzi. Una possibilità. Il genitore è spaventato, il figlio è l'estensione di quello che lui, il meglio che pensa di essere, nella maggior parte dei casi capisce che è un animale alieno, una cosa diversa no, da quella che aveva immaginato, e è sconcertato da questa cosa e da una parte tenta di modificarlo, poi capisce che è inutile, è una certo. Partita persa, e quindi là poi nascono tutte le cose di cui ognuno ha fatto esperienza. Se siamo bravi riusciamo a trasformare il rapporto d'amicizia, di complicità, di confidenza. Io credo che è difficile fare il lavoro del genitore, come è difficile essere figli, no? E io ripeto sempre, il figlio si mette al mondo, che significa che tu lo dai, il cordone certo. Umbilicale si taglia, e questa è la prima grande sofferenza, certo. Per allontanarsi da quello che si pensa di possedere, ma che in realtà è stato fatto per qualcos'altro, per il contesto. E quindi noi semplicemente dobbiamo lasciare andare, come un'opera d'arte, l'opera d'arte, certo. Un figlio si dà, no? Sì, si dà alla collettività, e quindi va fatta con un senso di responsabilità. E qui poi il grande tema dell'educazione. Il lavoro più difficile, quello peggio retribuito, è quello dell'insegnante. Sì, purtroppo sì, devo dire che rispetto al lavoro che fanno in termini di formazione, una missione. Sì, una missione. Non è un lavoro. È anche perché forgi dovreste pagarli, decide mettere una regola, sotto questo non vanno pagati. Sì, è necessario, sì. Perché devono essere felici di poter fare una cosa sapendo
che vanno a condizionare totalmente la crescita di un bambino. Io lo dico con grande rispetto, amando la professione, perché nonostante non abbia finito i miei studi, ma mia madre, non è rilevante, lo dicevo soltanto per riuscire poi a dare un'idea del fatto che non è che necessariamente uno deve fare un percorso che è prestabilito, un po' questa è l'idea. No, invece è rilevante nel senso che non facendo quel percorso istituzionale, che poi cambia, quindi cioè cambia perché neppure noi lo sappiamo cos'è la cosa migliore da fare. Cioè, altrimenti sarebbe stato sempre quello. Col seno di poi, no? Ma potrebbe andare bene, potrebbe essere tutta una prova, in una eterna prova. Però qual è il vero banco di prova? La vera scuola è quella della vita di ogni giorno. Infatti vedi che anche in chat che fanno proprio questa considerazione, che gli insegnanti e gli educatori spesso sono troppo poco considerati, vengono troppo poco forse anche pagati rispetto a quello che fanno. La scuola vera è quella che si fa fuori. Cioè, io credo che i bambini oggi dovrebbero insegnare marketing, comunicazione, cioè sapersi vendere in maniera assolutamente bellissima. Il marketing è una cosa magnifica, tutte le cose fatte con coscienza possono essere magnifiche, così come la comunicazione, sapere che cosa vuol dire utilizzare una parola piuttosto che un'altra. Per esempio l'esperienza della scultura per me fa proprio questo, cioè ti dà la possibilità di capire che non puoi tornare indietro, io non ho il control Z, certo. Quindi non potendo tornare indietro devo avere coscienza di ogni colpo che do, okay? Certo. E anche quando parliamo, il tuo lavoro che è pubblico, no? E si rivolge a una comunità, ogni parola che dici deve avere coscienza, perché quando è facile dire vabbè scusate mi sono sbagliato, intanto però dall'altra parte hai del materiale umano, quel materiale umano condiziona ogni frase, cioè, infatti lo dico spesso, quel peso delle parole sulle persone ha anche un effetto su questo. Non era una critica, era un fatto che riguarda tutti, è così, magari c'è dell'argilla di fronte, qua davanti abbiamo magari delle persone che sono argilla, io ho detto delle cose che le ha manipolate. No, dai, io non ne ho coscienza. Oppure sono di marmo, e quindi così come ero io, come sono io, e non te danno retta, però usi lo strumento sbagliato e le rompi per sempre perché avevano una crepa dentro. Quindi la comunicazione è fondamentale, andrebbe insegnata nelle scuole, così come, certo, come il business, il denaro, cioè quello, no, quella è una cosa sporca, invece no. Poi i ragazzi escono fuori dall'accademia e non sanno come si paga una bolletta, come si vende, come non hanno un'idea. È un disastro. E quindi si diventa eternamente dipendenti. Lo stipendio è la prima vera droga che viene data a una persona. Quell'unica vera droga che viene data alle persone, lo stipendio. Quindi tu fai una cosa che non ami, che odi, la farai per sempre perché comunque sai che alla fine ti danno quella. Una droga. Certo. E non eserciti la creatività. Invece uno dovrebbe lavorare indipendente per poi magari dire, lo sai che c'è, voglio essere indipendente, creare il mio sistema e dare opportunità ad altri. Tu l'hai studiata la comunicazione per fare i video mentre fai le sculture oppure... No, l'ho esercitata, come dire, per necessità mentre facevo il mio lavoro. Sapevo che dovevo comunicare in qualche modo. Certo. E allora ho sperimentato. Il video è stato un mezzo come questo. Questo è un momento incredibile. Sì. No? Le prime dirette, quando uscirono le prime dirette Facebook... l'ho fatto subito, è stata una delle prime cose che ho fatto, e quindi sempre cercare di essere anche un po' in anticipo rispetto alle modalità di comunicazione, capendo quale potrebbe essere il trend, no? Oggi diciamo che cerco di inventare i miei stessi modi piuttosto che utilizzare quelli che mi vengono messi a disposizione, molto più ambizioso. Beh, decisamente, sì. Inventi il tuo modo di comunicare, certo. Meglio, no? Se ci riesci, a raggiungere l'obiettivo, decisamente sì, per un artista, chiaramente rispetto a chi fa politica è un po' più complicato, perché riuscire ad attirare, diciamo, pubblico quando ti occupi di determinati tipi di cose è un po' meno, forse, friendly. Tu dici che è difficile per la politica? È meno... Non lo so, sai... sui social sicuramente anche meno... simpatico come argomento, no? Vabbè, adesso in questo periodo è molto attenzionato perché chiaramente ci sono tutte le limitazioni, cosa si introduce, cosa non si introduce, però in generale... io immagino che questo è un momento buono. Sì, certo. Questa è un'operazione. Beh, io questo canale in realtà me lo sono aperto proprio perché so che su questa piattaforma stanno un sacco di ragazzi giovani e faccio interviste come queste, poi ricaricando anche video sugli altri social che ho, per riuscire proprio a raggiungere l'obiettivo di provare a dialogare con persone come te che fanno qualcosa di straordinario, e riuscire a fargli capire che si può fare cose in maniera diversa e che si può investire su se stessi senza avere il timore, perché io vedo un po' una generazione di ragazzi che hanno un po' di paura quasi di sbagliare, hanno paura di investire su di sé, su un percorso che li
porta a perdere tempo. C'è un po' questa idea che non che ogni cosa che fai segna un percorso e crea una parte di quello che sarà il te adulto di domani, ma un po' la sensazione di perdere tempo nella prospettiva invece di dover guadagnare un lavoro il quale poi, un po' come dicevi la questione del ricatto dello stipendio, no? È collegato. È una battuta forte, però rende l'idea. Reale, sì, cioè una cosa, è proprio un meccanismo psicologico, no? Certo, funziona così. Certo. Quindi per me è un dato interessante, anche perché chi lavorerà con me, non per me, certo, io saprò come comportarmi in modo tale che possa fornirgli degli strumenti per poter avere una sua crescita personale. Certo. Perché se vuoi portare valore in un sistema aziendale, per esempio, chi lavora per te deve essere felice di poterlo fare. Certo. Perché è sua quella roba. Certo. E tutto questo come si fa? Si fa con la comunicazione, si fa operando in modo diverso e sapendo soprattutto cosa si sta facendo. Okay. Che sia arte, politica, quello che ti pare, tanto facciamo tutte le stesse cose. Certo. Tu hai esposto anche alla Biennale. Successe che quando era 2010-2011, il professor Sgarbi organizzava la Biennale dal titolo Lo Stato dell'Arte, che era interessante, Lo Stato dell'Arte, e quindi era questa biennale spalmata in tutta Italia. Io mi ritrovai, ero giovanissimo, e a caso di quell'invito che poi io lasciai l'Accademia, perché l'invito era interessante, ero un ragazzino, è bello quando qualcuno ti invita, ma non ti cambia, non è una cosa che ti cambia la vita, hai risolto, basta, hai fatto, no, certo. Quello è l'inizio eventualmente di qualcosa, o comunque capisci un contesto. E a causa di quell'invito, quando tornai in Accademia, mi dissero, mi hanno invitato per questa cosa. No, tu puoi partecipare se io penso che sei pronto a farlo. Io chiaramente ho fatto orecchie da mercato e non l'ho fatto. Poi dico sempre in maniera molto poco politically correct che è come quando uno ti dice, te lo dico io se sei pronto a fare l'amore, tu dici, ma scusa, sei pronto quando lo fai? Certo. Quello è il senso, no? Certo. Quindi è andata così, però un bene, quindi partecipare a questa cosa fu interessante. Sei stato premiato anche dal Papa per il busto. Ah sì, era una medaglia. Questa... Io dico sempre il busto è stato premiato. Ah, non tu, il busto? Beh sì, dai. Anche perché io, senza quel busto io non avrei, come dire, quindi è il busto che è stato premiato. E la medaglia del pontificato, sì. Una cosa che tra l'altro mi ero quasi persa, lo stesso non sapevo che fine aveva fatto. Che davvero, no. Sì, mi sono abbastanza sbadato per queste cose, no? Perché non... Perché non è un premio che ricevi proprio tutti i giorni, sì, no, ma sono cose molto importanti perché danno coraggio, no? Certo. Eventualmente. Però poi svalgono le cose che fai e le cose che lasci. Certo. Non quelle che questo è anche vero. E un'ultima cosa, poi ti lascio andare. Che suggerimento ti sentiresti, anche se tu mi dirai che non sei tu che devi dare suggerimenti alla politica, ma io te lo chiedo uguale, in un paese che ha tantissime opere d'arte, ma poi apparentemente investe sempre troppo poco nell'arte, nello stimolare, no? I lavori che portino a investire su se stessi per fare scultori, gli artisti, pittori, che suggerimento ti sentiresti di dare alla politica in questo senso? Dare più investimenti oppure dire che dobbiamo convincere i ragazzi a non aver timore? L'investimento migliore secondo me è culturale, cioè educare le nuove generazioni alla libertà espressiva, perché se tu ti perdi se tu non educhi i ragazzi, i giovani a tutto questo, alla sensibilità, alla conservazione, alla creatività, al desiderio di poter aggiungere delle cose, ma gli dici no, questo è tutto fatto, non c'è più spazio, niente. Tu uccidi totalmente la possibilità anche di una ricostruzione futura in vista di un cataclisma, non lo so, avrei bisogno di persone creative che possano intervenire e aiutare, quindi questa deve essere la lungimiranza, quindi investire totalmente, noi dobbiamo assolutamente investire nella cultura e nell'educazione artistica, nelle scuole, nella scuola primaria, i bambini non dovrebbero fare altro che giocare, divertirsi, perché durante il divertimento impari. Giocare, andare nei musei, andare nella città, vivere il tessuto urbano e proprio dargli la possibilità di potersi semplicemente esprimere, perché la vera fonte d'educazione è la loro nei nostri confronti e non il contrario. Noi non abbiamo nulla da insegnare ai bambini, noi dobbiamo semplicemente limitare, come dire, la nostra capacità di poterli ingabbiare in quegli schemi che purtroppo con il tempo e con l'educazione
diventano parte della nostra quotidianità. I veri liberi, i veri creativi sono i bambini. Quelli vanno lasciati il più possibile, come dire, allo sbaraglio per poter fare le loro cose, perché loro sono il futuro e noi non ci dobbiamo permettere assolutamente di poter cambiare minimamente questa cosa. I criminali che noi ficchiamo in galera li abbiamo creati noi. Li creiamo noi con le nostre scelte quotidiane, certo. Quindi con chi ci andiamo a prendere? È l'educazione, investire nell'educazione, nella scuola, pagare di più i professori perché possano essere innamorati, ragazzi, dire io voglio fare il professore nella vita perché guadagno tanto e sono innamorato di questo, studio perché ho quello fatto. Se invece gli fai fare una vita da poveracci, chi certo. Lasceranno la loro frustrazione? Perché volevo fare altro, volevo andare in vacanza, invece devo venire a scuola. E i bambini prenderanno frustrazione. La politica si deve impegnare per educare le nuove generazioni ad avere spazio di espressione e di creatività. E poi la politica stessa deve esercitare la propria creatività, perché le cose migliori avvengono grazie alla creatività. Grazie, bello questo suggerimento. Sei il primo, devo dire, che si è lanciato nel dire che anche la politica deve esprimersi in termini di creatività. È chiaro, perché se bello. Siamo matematici in quello... Sì, rimaniamo troppo freddi, collegati a degli schemi. Sì, però poi si rischia un po' di cadere sempre negli stessi schemi. Ti faccio ancora una domanda, poi ti lascio andare. Hai mai pensato di fare qualche corso per chi vuole lanciarsi? Quando avrò finito di fare i miei... Io sto iniziando adesso ad imparare. E figurati! No, guarda... Ti dico una cosa, che credo che valga anche per la politica. Uso una parola magari forte, mi dicevano anche in famiglia, ruba con gli occhi, no? Impara rubando con gli occhi, e quindi facendo silenzio e partecipando, guardando, osservando in silenzio, c'è tanto da imparare. E credo che si impari anche così a fare politica, cioè frequentando le persone che possono arricchirti, zitto e buono, e impari. Quindi io non mi sento di mettermi in cattedra per poter insegnare niente a nessuno, perché credo di dover stare io al banco degli studenti, no? Per tutto il resto della mia vita, e credo che sia il vero privilegio poter essere studente per tutta la vita. Però dico che possiamo imparare rubando con gli occhi, quindi circondiamoci di persone migliori di noi, facciamo selezione in questo senso, di valori, e poi questa è la miglior scuola. Se un giorno dovessi fare un corso, vuol dire che sono impazzito. Ti seguiremo in quel caso per segnalarti che sei impazzito. Va bene, io ti ringrazio, non ti rubo altro tempo, è stato un piacere immenso. Una gioia mia avervi qui. Grazie.